in queste ore e finisco. Abbiamo avuto una visita di una comitiva di sfaccendati che è andata in giro per la Campania per fare un po' di demagogia. È arrivata perfino davanti all'ospedale Ruggi di Salerno una comitiva. Li avevano scambiati per profughi afghani poi. Più si avvicinavano, sembravano parcheggiatori abusivi, venditori di cocco, poi hanno visto che erano esponenti politici, tutti rigorosamente con la camicia fuori dai pantaloni. Alla loro guida, quello che sembrava il leader, diciamo, dei venditori di cocco. Quello della portineria gli ha detto: "Ma che volete fare qui? I parcheggi sono già gestiti, il cocco lo potete vendere, che volete?" Poi si è accorto che quello che era in testa aveva un catenone al collo e una croce di legno, e li avevano scambiati per gli assistenti spirituali, quelli che voleva mandare il governo, vi ricordate, 2 mesi fa? Gli allievi conventuali, in realtà, poi si sono qualificati, erano esponenti della politica politicante. E che volete? Volevano fare un giro turistico dentro l'ospedale. Il direttore generale ha fatto un comunicato con cui ha spiegato a questi signori che un ospedale è un luogo di sofferenza e di cura, dove non si va a fare demagogia e passeggiate elettorali. Nessuno di nessun partito deve mettere piede negli ospedali, nei reparti. Se vuoi avere un'informazione, fissi l'appuntamento con il direttore generale, vai nell'ufficio amministrativo del direttore e chiedi tutto quello che vuoi chiedere. Bene, erano venuti da lontano, guidati da un esponente politico venuto da 1.000 chilometri di distanza, per fare una photo opportunity davanti al Covid Hospital che era dentro l'ospedale. Mi auguro che nelle prossime giornate si convincano che almeno gli ospedali sono luoghi da rispettare, perché c'è gente che soffre. L'idea del governo di equiparare i compagni di classe ai congiunti, di modo da bypassare il problema del metro di distanza sui mezzi pubblici, la trova d'accordo? No, non mi trovo particolarmente d'accordo perché bisogna risolvere i problemi non con degli escamotage, bisogna avere coraggio di dire come sono le cose. E cioè, io credo che si debba avere coraggio di dire che in queste occasioni, che in occasione della ripresa delle attività si possa, se il CTS lo riterrà, aumentare la percentuale trasportata sui mezzi pubblici. Se il CTS non sarà in grado di dare una risposta di questo genere, bisognerà affrontare il problema trovando delle soluzioni differenti, che può essere quella di fare delle lezioni ad orari differenziati, che può essere quella di fare una parte di studio a scuola, una parte a remoto. Bisognerà affrontare il problema non con dei tentativi di risolverlo in maniera soltanto formale, non sostanziale. Su quegli stessi mezzi pubblici poi non ci andranno solo gli studenti, ci andranno anche gli anziani che sono stati insomma quelli più penalizzati dalla scorsa ondata del virus. Questo non vi preoccupa? Ma ci preoccupa tutto, per quello ho detto che dovrà essere il CTS che in questa materia dovrà dare delle risposte. Non è non è trovando una soluzione come quella dell'equiparare, perché è una presa in giro quella. O si può, perché il CTS ci dice che si può, o non si può, non lo si fa e si trova un'altra soluzione. Ci sono anche i medici di famiglia che si rifiutano di fare i test perché ritenuti poco affidabili e perché in caso di paziente positivo dovrebbe chiudere lo studio e provvedere a proprie spese alla sanificazione. Questo è una bufala, per la verità, mi permetta, nel senso che intanto io rispondo dell'organizzazione sindacale, diciamo che è la FIM, cioè quando noi sappiamo che esistono delle organizzazioni sindacali minoritarie,
che hanno fatto una scelta che è quella di non aderire. Quindi quando si parla dei medici di medicina generale, purtroppo non si fa una differenziazione tra le varie sigle sindacali che poi le rappresentano. Quindi io naturalmente posso rispondere solamente per la organizzazione a cui io mi onoro, diciamo, di appartenere. E poi è chiaro che io non vedo, francamente, vedo una certa pretestuosità. Le faccio solo un'osservazione: che differenza c'è tra fare una vaccinazione anti-influenzale e fare lo screening? Anzi, addirittura, se vuole, la vaccinazione anti-influenzale è più complessa perché noi iniettiamo una sostanza all'interno dell'organismo che potrebbe anche avere, sia pure molto, molto raramente, delle reazioni. Qui non facciamo nulla, qui facciamo un buchino dove esce una goccia di sangue. Insomma, mi pare che è veramente pretestuoso andare a cercare giustificazioni di questo genere. Naturalmente questo con grande pacatezza, perché la polemica in questi casi non serve, serve soltanto la collaborazione per portare avanti un progetto che noi riteniamo meritevole di essere sostenuto. Vengono forniti i camici, vengono fornite le mascherine, vengono forniti i guanti, quindi c'è tutto per poterlo fare in sicurezza. Quando non c'è la volontà, spesso ci si attacca anche a piccole criticità di natura organizzativa. I medici di famiglia danno la disponibilità, poi ci sono gli insegnanti che a loro volta devono essere adeguatamente informati e anche loro devono adeguatamente condividere nel loro intimo interiore la volontà a partecipare. Poi ci deve essere l'organizzazione dell'ASP, che è un'organizzazione di natura piramidale, perché l'ASP deve mettere a disposizione i kit, ma deve mettere a disposizione anche i dispositivi di protezione individuale. Questi vengono però forniti dalla protezione civile all'ASP, quindi c'è un meccanismo di approvvigionamento da parte della singola azienda sanitaria locale, la quale poi deve dare anche una distribuzione capillare nei vari distretti. Le immagini che tutto questo è organizzazione così complessa perché presenta molti attori e molti passaggi, è chiaro che può creare delle criticità dove chi invece non è pienamente convinto di questa azione si insinua e spesso addossando colpe a una parte rispetto che a un'altra. La riapertura della scuola è un segno di importanza veramente fondamentale del nostro paese, avere l'opportunità di riaprire la scuola. Però noi sappiamo pure di converso che l'apertura della scuola potrebbe essere forse il più pericoloso veicolo, diciamo, di infezione come luogo, va bene? E sapere col test sierologico se effettivamente noi abbiamo avuto veramente come dire, una presenza significativa del virus nella scuola, anche diciamo, nel recente passato, ci può dare delle indicazioni anche molto significative sulle strategie da Ma io utilizzare. credo che noi quest'anno porremmo le basi per consentire a breve di riaprire le strutture sportive, di fare in modo che tutti gli appassionati possano ricominciare a frequentare anche gli stadi. Stiamo parlando col CTS, se valga la pena, io penso si possa andare in quella direzione, ma stiamo facendo ancora le ultime valutazioni. Presidente, il Gran Premio ovviamente non avrà pubblico, lo sapevamo da diverso tempo. Il Presidente Fontana ha lanciato insomma l'idea di una prossima riapertura degli stadi in qualche modo, seguendo determinate norme. Secondo lei? Ma guardi, è inutile che facciamo gli ipocriti oppure i non conoscitori della materia. È normale che tutti i presidenti di regioni, i governatori hanno delle formidabili pressioni da parte di tutti i soggetti che devono organizzare eventi sportivi, in modo particolare quelli che ruotano intorno ai campionati di una certa importanza. E quindi, adesso senza entrare nelle percentuali, chi è al 5, chi è al 10, chi è al 20, chi è al 30%, rispettando le regole, i protocolli, è chiaro che tutti hanno interesse, altrimenti salta il banco perché viene meno non solo lo spirito della competizione, ma anche proprio il minimo che consente a queste società di avere degli introiti sul quale fanno affidamento.
Esiste una data che il CONI magari può individuare oppure no, non c'è? Purtroppo, come avete visto, ogni settimana questo numero può fluttuare sulla base di quelle che sono le indicazioni dello Stato, diciamo, centrale, sulla base di indicazioni della CTS, fermo restando che credo che la storia lo ha dimostrato anche prima dell'estate, dei governatori hanno preso iniziative sempre rispettando le regole nel mondo dello sport, che poi in un modo o nell'altro sono andate.